nostra parte politica e grande emozione per avere qui dei rappresentanti di governo. Io concludo dicendo soltanto questo: nel nostro partito ci sono non molti uomini che fanno ancora militanza, dietro i quali c'è ancora entusiasmo, dietro i quali ci crea ancora quell'entusiasmo giovanile e quell'entusiasmo delle zone, delle regioni e della nazione. Sono qui presenti con noi. Onorevole. L'indirizzo di saluto del segretario. Volevo cedere immediatamente la parola al ministro Alemanno, perché sono convinto che la stampa voglia ascoltare lui, anche perché io avrò tante altre occasioni per tornare a terra. In ogni caso, un cordiale, caro, amichevole saluto di benvenuto, anzi di bentornato, te lo porto, perché il ministro Alemanno si è recato molto spesso nella nostra regione affrontando e risolvendo. Se non ci sia una percezione forte dell'importanza dell'identità nazionale e della forza e della sovranità nazionale, non si riesce a competere con tutte quelle che sono le sfide e con gli europei. Cosa voglio dire? Voglio dire che tutto questo non è presente nel centro-destra, tutt'altro. Questo è stato presente nel centro-destra molto più di tutti i governi precedenti della prima repubblica e del centro-sinistra. Però bisogna fare di più e di meglio, bisogna fare in modo che ci sia un coordinamento di tutte le politiche economiche e sociali che permetta questo salto di livello, questo sforzo produttivistico, e che permetta sostanzialmente di andare a affrontare alcuni temi con l'approccio giusto. Alleanza Nazionale, per esempio, ha detto che la riforma fiscale non si fa se non c'è una forte progressione di questa riforma fiscale, cioè nel senso che non si può cominciare dai redditi alti, bisogna cominciare dai redditi medio-bassi, non si può cominciare dai redditi della aliquota massima, non bisogna cominciare da quelli della reddita minima, non solo. Alleanza Nazionale ha detto che la riforma fiscale deve essere fatta con grande attenzione per il sistema produttivo. Noi dobbiamo utilizzare la leva fiscale per rendere più competitivo il sistema produttivo, questo è un dato fondamentale. Un altro esempio: l'Alleanza Nazionale è stata determinante nel salvataggio dell'Alitalia. L'Alitalia, anche grazie a Gianfranco Fini, grazie all'intendente Gianfranco Fini, questa compagnia di bandiera che era data per morta, per insvelta, per liquidazione, è stata consegnata a un nuovo commissario, un nuovo amministratore delegato che è in grado oggi di presentare un nuovo piano di ristrutturazione che sostanzialmente deve essere concordato con le parti sociali e che non deve portare né alla scomparsa né al depotenziamento della compagnia di bandiera. Questo è un altro approccio fondamentale, anche se le regole del mercato ci direbbero che probabilmente oggi bisognerebbe lasciare andare, perdere, cancellare l'Italia, anche se il liberismo puro ci dice questo. Noi invece riteniamo, per temi sociali, i lavoratori, e per temi nazionali, la compagnia di bandiera, che non si può fare a meno dell'Alitalia. Quindi abbiamo scelto la strada del rilancio, abbiamo imposto la strada del rilancio della compagnia di bandiera. Tori della Fiat di Melfi, sulle questioni salariali, è un accordo in cui sostanzialmente si è ottenuto che cosa? Il fatto che i lavoratori di Melfi, che hanno turni più massacranti, la doppia battuta, produttività molto più forte, il doppio turno di notte, quindi una produttività superiore, il periodo superiore, avevano